Ciao a tutti. È un allestimento immersivo digitale, una cosa un po' paradossale per un artista che si è sempre espresso sulla carta. 17.897 strip create in 50 anni di carriera da Schulz. Come potevamo riassumerle se non creando dei voli di fantasia che ovviamente non sono degni della sua opera, ma sicuramente abbiamo provato a essere altrettanto sorprendenti. Nella prima sala ce n'è per grandi e piccini. La conoscenza con un grande schermo, con la vita di Schulz, delle postazioni touchscreen per gli adulti e per i bambini in modo che si possa prendere confidenza con l'autore e con i suoi personaggi, un tavolo luminoso dove ci si può divertire per i più piccoli a ritracciare, a ridisegnare proprio come faceva Schulz i personaggi, carte e matita vengono offerti dall'organizzazione, e poi si entra nella seconda stanza dove lì l'immersione riguarda tutte le strip di Schulz. Non potevamo ovviamente metterle tutte, c'è una scelta dei 12 grandi temi che hanno creato questa saga straordinaria che è stata definita la narrazione disegnata più lunga mai realizzata nella storia dell'umanità. Quindi, per capirci quanto è importante oggi e quanto viene valorizzato il lavoro di questo umile ragazzo che sognava di diventare fumettista e che anche a fine carriera diceva di se stesso: ma io in realtà quello che ho fatto col mio poco talento l'ho fatto. E pensate il paradosso, quando poi si scopre e si riscopre questa arte straordinaria che lui non voleva chiamare arte, ma che noi oggi riconosciamo come tale. Nel terzo ambiente si chiude con Snoopy. Snoopy è il nostro beniamino, un po' per tutti ce l'abbiamo nel cuore, e quindi lo abbiamo in tanti dei suoi 176 ruoli, tanti ne fa in carriera, e soprattutto quello di astronauta. È ancora attuale perché, nonostante fosse testimonial fin dal 68 della NASA, bene, lo ritroviamo che è ancora testimone della NASA e andrà sulla Luna con la spedizione Artemis l'anno prossimo, 2024. Quindi si chiude il cerchio, non in nome del passato, ma proiettati nel futuro, in questa mostra che spero entusiasmi, immerga e faccia scoprire con la passione con cui lo raccontate. L'abbiamo realizzata insieme all'Associazione Quadri Bravissimi di Cuneo e a Centrica, questo laboratorio digitale di Firenze. Abbiamo creato con passione, ripeto, questa esperienza che vuole stimolare il wow factor negli appassionati di Peanuts e anche no, e far riscoprire questa straordinaria saga del mondo del fumetto. Allora, questa mostra ci è venuta in mente a inizio anno. Avevamo fatto una proposta a Fondazione Cerecinnova che poi abbiamo avuto la necessità di cambiare, quindi col nostro curatore Federico Fiecconi abbiamo pensato a Schulz e Peanuts. E in realtà l'abbiamo realizzata in pochissimo tempo, perché il progetto è stato proposto al Museo Schulz a gennaio di quest'anno e adesso siamo ad ottobre, quindi possiamo dire che l'abbiamo realizzata in 3-4 mesi, perché l'approvazione, il contratto con il museo è stato firmato soltanto a luglio e quindi è stato veramente un tour de force estivo. La nostra associazione Quadri è l'acronimo di cultura urbana, arte digitale, restyling e innovazione. Stiamo cercando di andare ad esplorare un po' tutte queste parole che compongono il nostro nome. Come ci siamo raccontati nell'inaugurazione, le strisce di Schulz e i Peanuts raggiungono tutti, raggiungono i giovani, raggiungono noi che abbiamo una certa età, anche chi ha più anni di noi. Hanno attraversato un periodo storico importante e un'emozione enorme per me, l'ho detto prima, a presentare una mostra come questa. Io sono cresciuto con queste strisce, cerco di far crescere anche i miei figli, ci raccontano tantissime cose, ci è stato detto da chi ha conosciuto Mr. Schulz in persona che era veramente una sorta di asceta, di filosofo che aveva raggiunto la pace dei sensi, la pace con se stesso. Quindi penso sia una mostra veramente particolare che vada visitata, è una mostra immersiva come il nostro spazio espositivo propone, e sarà davvero, secondo me, una cosa anche un po' particolare, che però, come abbiamo detto, si collega a tutto un ragionamento e un lavoro che noi facciamo sui giovani con il Rondò, con tante altre iniziative che sapete costituiscono un po' quello a cui più teniamo in questa stagione. Noi ci rivolgiamo in modo particolare ai giovani, ai ragazzi, evidenziando in questo percorso museale un po' tutta la vita di Schulz, una vita fatta di umiltà, fatta di grande attenzione verso quello che accadeva e soprattutto anche una grande attenzione allo sport, che poi era la sua passione principale.
Io credo che sia una mostra immersiva che possa veramente dare dei contenuti soprattutto ai giovani, ai ragazzi che la visiteranno, e anche un contributo alle nostre famiglie che in questo momento hanno bisogno di certezze e ricercano attraverso l'umiltà proprio quei valori che in fondo la società sta un po' perdendo.